Benvenuti sullo strano canale. Blanca è una donna che vive in Messico e che online conosce un uomo che vive in Perù. Se ne innamora perdutamente, tanto da salire su un aereo per raggiungerlo. Non ha la minima idea di quello che l'aspetta. Questa storia comincia con una donna, Blanca Olivia Arellano Gutierrez, che vive a Città del Messico, capitale dell'omonimo stato. È una persona che ama profondamente la vita ed è sempre in movimento. Viaggi e sport sono parte integrante della sua esistenza. Il suo spirito avventuroso si amalgama molto bene con una brillante intelligenza che le ha permesso di laurearsi in giurisprudenza. Adora tutti i membri della sua famiglia, ma con la nipote Carla c'è un legame speciale. Quando la pandemia arriva a stravolgere la vita di tutti gli abitanti del pianeta, la dinamica ed estroversa Blanca si trova all'improvviso confinata tra le mura della propria abitazione, impossibilitata a fare quello che ama di più, viaggiare e stare tra la gente. Come molte persone in quel periodo, si serve della tecnologia per rimanere in contatto con i propri familiari e amici, ma anche per conoscere nuove persone. Si affaccia al mondo dei videogiochi online, come il famoso Fortnite, che permette di interagire con altri giocatori. È così che conosce il 37enne Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, che vive in Perù, studente di medicina e biotecnologia. Nonostante la differenza d'età, tra i due nasce una bella amicizia che nel tempo si trasforma in qualcosa di più. Ciò li porta a scambiarsi i rispettivi contatti personali per continuare a dialogare anche al di fuori del gioco online. Quando Blanca compie 50 anni, Juan si prodiga in ogni modo per farle capire quanto tiene a lei tramite video e messaggi di auguri. Blanca si confida con la nipote Carla e le parla di questo amore virtuale che cresce ogni giorno di più. Per 2 anni coltivano questa relazione a distanza grazie al cellulare e ai social media. A un certo punto cominciano a pianificare un incontro di persona con Juan che incoraggia Blanca a raggiungerlo a Lima, in Perù. A fine novembre 2022 le condizioni sono favorevoli alla realizzazione di questo momento tanto sognato da entrambi. Blanca non possiede molto denaro, ma è determinata a incontrare l'uomo di cui si è infatuata e decide di vendere la macchina e la bicicletta per poter affrontare le spese del viaggio. L'8 luglio 2022 prende l'aereo e incontra finalmente Juan, che la accoglie con calore e le fa da guida durante la visita di varie località turistiche del suo paese, inclusa Huacho, dove abita. Si dimostra un uomo dolce, gentile e romantico, che la ricopre di mille attenzioni. Blanca è al settimo cielo e si sente la donna più fortunata della terra. Queste cose le sappiamo perché Blanca tiene costantemente aggiornata la nipote Carla su ciò che le sta accadendo. Carla non può che essere felice per lei mentre legge i suoi messaggi pieni di gioia. Tutto ciò però termina bruscamente il 7 novembre, giorno in cui Carla non riceve alcun messaggio da parte di Blanca. Quel silenzio la inquieta. Fino al giorno prima i messaggi arrivavano numerosi, tanta era la voglia di Blanca di condividere ogni gesto o parola del suo amato nei suoi confronti. Carla la chiama più volte e manda parecchi messaggi, ma Blanca non risponde né a voce né per iscritto. Passa un altro giorno senza sue notizie e adesso non è solo Carla ad essere preoccupata, ma l'intera famiglia. Oltre a informare la polizia denunciandone la scomparsa, Carla pubblica un post su Twitter, che oggi si chiama X, che riporta la foto di Blanca e le seguenti parole. «Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Chiedo supporto e divulgazione per individuare una delle persone più amate e importanti della mia vita. Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutierrez è scomparsa in Perù. È di origine messicana e temiamo per la sua vita». Carla non ottiene informazioni rilevanti riguardo la parente scomparsa. La ragazza non si arrende e riesce a contattare Juan via messaggio. L'uomo le risponde che Blanca lo ha mollato di punto in bianco, dicendosi delusa e annoiata da lui, e che è ripartita per tornare in Messico. Carla insiste e chiede altre spiegazioni, ma lui le risponde seccamente che ciò che le ha detto è tutto ciò che sa,
che lui e Blanca sono entrambi adulti e che lui deve andare avanti con la sua vita. Carla rimane basita, non gli crede. Se ci fosse stato un qualche tipo di problema con Juan, Blanca le avrebbe detto tutto, senza esitare, come faceva sempre. Tra loro due non ci sono segreti, tanta è la fiducia che hanno l'una nell'altra. Carla è sicura che Juan nasconda qualcosa e teme che possa averle fatto del male. Purtroppo non si sbaglia. Il 10 novembre la polizia peruviana riceve una telefonata da parte di un pescatore che afferma di aver trovato dei resti umani sulla spiaggia di Chorrillos, vicino a Huacho. Un dito mozzato sul quale è ancora presente un anello d'argento, un braccio e una testa il cui volto è stato sfigurato di proposito per rendere difficile l'identificazione. L'impronta digitale non porta a scoprire l'identità della vittima, il che spinge le autorità a pensare che possa trattarsi di una straniera, forse proprio la donna messicana scomparsa di recente nel paese. La famiglia viene contattata e invitata a prendere il primo volo per il Perù. È necessario comparare il DNA del parente più prossimo di Blanca con quello dei resti umani, di modo da accertare se si tratti davvero di lei. La risposta arriva in breve tempo e conferma ciò che Carla e gli altri già sospettavano, avendo riconosciuto l'anello trovato sul dito mozzato. I resti umani appartengono a Blanca. L'orrore in cui sono precipitati non ha fine. Alcuni giorni dopo, sulla medesima spiaggia, un torso umano senza testa e senza arti viene sospinto a riva. È privo degli organi interni, rimossi, lo si scopre dopo un'attenta analisi, con precisione chirurgica. Risulta chiaro che l'autore di un tale scempio possiede ampie conoscenze in campo medico. Juan diventa il sospettato numero uno. È uno studente di medicina, ha intrecciato una relazione con Blanca ed è stato l'ultimo a vederla viva. Viene invitato a presentarsi alla stazione di polizia per essere interrogato, con la stampa che gli sta addosso per saperne di più. Dice che Blanca era una squilibrata, che si è inventata una relazione inesistente con lui, raccontando a tutti che si amavano. Ci sono alcune cose che non supportano le sue affermazioni, un post sui social media nel quale si dichiarava infatuato di Blanca e le testimonianze dei suoi vicini di casa che nei mesi precedenti lo hanno sentito parlare con entusiasmo della sua storia d'amore con la donna. Gli stessi vicini lo hanno visto rientrare a casa con alcuni rotoli di sacchi neri della spazzatura, di quelli grandi, detti condominiali, pochi giorni prima della scomparsa di Blanca. I detective continuano a indagare su di lui, sulla sua vita privata e sugli account che ha aperto sui vari social. Quello presente su TikTok li lascia sgomenti e fa capire loro che hanno tra le mani la persona giusta. Nei video si vede Juan intento a dissezionare organi umani, tra cui un pancreas e un cervello. Sono due degli organi che mancano dal torso e dalla testa di Blanca, ritrovati sulla spiaggia. Scatta la perquisizione della casa di Juan, che porta alla scoperta di una bandiera messicana, alcuni vestiti di Blanca, dei trolley con alcuni capelli della donna all'interno. Il luminol mostra macchie di sangue in molti punti dell'abitazione, sul letto, sul pavimento, sulle pareti della cucina, del bagno e nel locale lavanderia. È il sangue di Blanca. Ce n'è anche su un paio di forbici, su alcune borse e altri oggetti. Un filmato di sorveglianza mostra Juan che acquista prodotti per la pulizia contenenti candeggina il giorno della scomparsa di Blanca. Sempre durante quella giornata, l'uomo ha cercato in rete come resettare un cellulare, operazione chiamata ripristino dati di fabbrica, che serve a cancellare tutti i dati presenti sul dispositivo. Di solito si effettua prima di vendere il telefono. Si scopre che Juan risultava assente alla lezione di biologia che si è tenuta l'ultimo giorno in cui Blanca è stata vista viva. Non è mancato solo quel giorno, ma anche i successivi. A proposito dei video su TikTok, risponde che li ha pubblicati solo a scopo didattico per confrontarsi con altri compagni di studi. Si dipinge come uno studente modello, invece ha seriamente rischiato di farsi buttare fuori dall'università quando è stato scoperto a tentare di vendere organi umani. L'ipotesi a questo punto delle indagini è che Juan abbia attirato Blanca in Perù dopo aver atteso pazientemente per 2 anni che si innamorasse di lui in risposta a un fasullo corteggiamento, per guadagnare la sua fiducia e convincerla ad allontanarsi dal suo paese e dalla sua famiglia,
rendendo più facile ucciderla, asportarne gli organi per cercare di venderli e quindi raccontare che se n'era andata di sua spontanea volontà. Terrificante pensiero, ma tutto sembra confermarlo, incluso il totale disinteresse dimostrato per la scomparsa di una donna che diceva di amare. Il 17 novembre viene arrestato con l'accusa di omicidio e traffico di organi. Il 12 settembre 2023 viene giudicato colpevole di omicidio e condannato a 35 anni di carcere e a risarcire la famiglia di Blanca con 50.000 soles peruviani, che sono poco più di 12.500 euro. Gli organi di Blanca non sono mai stati recuperati. Juan, oltre a dichiararsi innocente, non ha voluto dire altro alle autorità. Siamo arrivati alla fine di questo caso. Ciò che è successo a Blanca è mostruoso. Il dolore che ancora oggi devono quotidianamente affrontare e sopportare i suoi familiari è incommensurabile. Blanca, secondo la sua famiglia, era una donna che diffondeva amore e ne riceveva a piene mani da chi la conosceva. Purtroppo è stato proprio l'amore a farla finire in una trappola mortale. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!